Comunque, buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati anche oggi, anche dalle ferie, anche dal mare. Io non vi mollo, qualcuno l'aveva già detto, di sicuro ti vediamo entro pochi giorni. E infatti così è stato. In tenuta ovviamente estiva con canotta brandizzata che a breve potrete avere anche voi. Faremo un bel giveaway quando torniamo, ci organizziamo per bene, anche perché oggi la prima cosa che voglio dire, che mi ha gasato all'inverosimile, è che abbiamo raggiunto i 100.000 iscritti sul canale YouTube e sta cosa veramente mi ha gasato in maniera pazzesca. Non me ne ero neanche accorto perché non lo sto guardando in questi giorni. Sono qui che prendo un sacco di sol e ho aperto un attimo e ho detto: minchia, 100.000 oggi non potevano aspettare, no? Così facevamo un giveaway e quant'altro. Quindi niente, gasatissimo per questo e ho portato i bull glasses per l'occasione. Questa live di oggi vuole essere una cosa molto informale, dove come al solito condividiamo un po' quello che succede, le novità e quant'altro, e soprattutto voi le dite a me, perché io non sono rimasto sul pezzo come al solito. Sì, qualcosa guardavo, qualcuno mi ha detto: minchia, posti in continuazione. Effettivamente qualche post l'ho fatto, ma credetemi, non è che ci abbia passato troppo tempo, ecco, nei tempi morti, così giusto quando davo un'occhiatina a Twitter, vedevo una cosa interessante, dicevo: sa, postiamola anche su Telegram. E quindi niente, l'obiettivo di oggi è un po' questo: dare un'occhiata anche ai grafici, ovviamente, non temete, quelli li guardiamo. Vedo già qualcuno che dice: i grafici li guardiamo, certamente che li guardiamo. Diamo un'occhiata a quelle notizie che ho trovato interessanti. Poi, come al solito, facciamo una piccola sessione domande e risposte dove voi mi aggiornerete sulle cose che mi sono perso. Ecco, io sono sempre qua a rispondere alle vostre domande, ma oggi vorrei che fosse una cosa più a 360 gradi. E per l'occasione, per questa colloquialità, ho anche portato una birretta che ci sta sempre. Non è una Ichnusa perché ci ho fatto abbastanza indigestione, è una Babbo Mannu si chiama. Non chiedetemi che cosa sia, c'era l'Eurospine, quindi oggi va così. Comunque, iniziamo subito con, allora, la situazione generale. Bitcoin che lateralizza, che non ha ancora dato quella spinta finale, come potete vedere da questo grafico, perché i 50.000 sono sempre lì sopra la nostra testa. E fin tanto che noi ci rimaniamo sotto, rimaniamo un po' in quel limbo, diciamo, dove la struttura dominante è questo range laterale, no? Tra i 44.000 e i 50.000. Tant'è che l'eventuale setup long che si può andare a costruire qua dentro rimane quello di andare a cercare, volendo l'entry speculativo, attenzione, qua si parla in maniera speculativa, su proprio questo livello di prezzo che è 44-45 mila, il range low di questo range, di questa zona accumulativa, apparentemente accumulativa. E quindi, se si riesce ad aprire una posizione del genere, ovviamente lo scenario che si va a ricercare è quello di l'ipotesi che si segue è quella di rimbalzo e che qua rimane una zona di accumulazione, quindi poi di prosecuzione rialzista. Se c'è, cioè, il caso in cui invece ci sbagliamo è se invece lo perdiamo questo range, quindi andiamo a finire qua sotto, andiamo a chiudere delle candele qua sotto, oppure peggio ancora, conferma definitiva qua sotto. Qua sarebbe il ritorno alla situazione più bearish possibile, perché ci mangiamo tutto questo pump, tutto questo breakout, e soprattutto confermiamo un lower high dai massimi e, ahimè, andiamo di nuovo a girare nella zona dei minimi, il range che è andato a costituire quella fase di lateralità tra maggio e agosto, che appunto è la struttura che corrisponde esattamente ai minimi. Adesso, tuttavia, sembra molto più bullish di prima il mercato, per un semplice motivo: per il fatto che le altcoin hanno ricominciato a correre in una maniera pazzesca. Se ci fate caso, se noi andiamo a vedere la capitalizzazione totale di mercato, guardatela con me, eccola. Vedete che qua abbiamo una struttura che invece non è di lateralità, di accumulazione come Bitcoin, è una struttura decisamente rialzista.
Come potete vedere, abbiamo un susseguirsi di massimi e minimi crescenti, senza neanche un minimo di esitazione. E pertanto questo mi fa capire che, nonostante Bitcoin sia comunque abbastanza titubante ancora a rompere quella struttura e a ripartire in quarta, il mercato in toto sta comunque crescendo. Credo che ve ne siate accorti, perché comunque in questo periodo, adesso ve li vado anche a prendere come dati, in questo periodo ciò che è accaduto ha circoscritto, soprattutto ha coinvolto soprattutto i cosiddetti layer one, ovvero quelle blockchain alternative a Ethereum. Di solito la definizione di layer one è proprio una piattaforma dove si può sviluppare applicazioni d'app che è differente da Ethereum, e vedi Solana, vedi Phantom, vedi Cardano, vedi anche Eggold, è salita anche lei, poi cos'è che è aumentato? C'era, dov'è? Tezos, anche lui, Atom, si stanno svegliando un po' tutte una dopo l'altra, e questo fa capire un po' che al momento il mercato si concentra su quella categoria lì. Non so chi di voi seguiva, vabbè, a parte Solana e Luna che lo stiamo seguendo tutti insieme in un po' di tempo, anche dal punto di vista fondamentale, sono completamente iperestesi sia Solana che Luna, infatti li reputo lato speculativo totalmente intoccabili in questo momento. Fate attenzione, perché ecco, una domanda che mi avete fatto in tantissimi in questo periodo è stata proprio quella, è stata: ma è il momento di entrare in Solana oppure conviene aspettare? Cioè, la domanda vi dovrebbe venire automatica, scusate se ogni tanto trema tutto, ma questo tavolo è abbastanza in equilibrio instabile. Comunque, voi, io vi ho fatto anche la storia su Instagram, ho detto: ma voi comprereste mai un grafico di questo tipo? Cioè, no, è assurdo, è vero, domani potrebbe ancora pompare e poi pompare ancora, ancora, ancora. È vero che io sono il primo ad aver investito su Solana sul lungo periodo, perché lo reputo fondamentalmente valido, però c'è differenza tra l'andare a strutturare un investimento sul lungo periodo e l'andare a cercare un ingresso in un momento specifico che possa essere profittevole. Ecco, dal mio personale punto di vista, un ingresso in una situazione così estesa, anche sulla coin più fondamentalmente valida esistente sulla faccia della terra, è assolutamente proibitivo. Quindi la mia risposta è banalmente questa: io sto continuando il pack, per chi me lo chiede, perché sapete che l'ho iniziato a luglio e ovviamente è iniziato a pompare subito, non poteva lasciarmelo finire, no, così io adesso lo sto seguendo un po' a rialzo, è vero, è così, ma la strategia lo prevede. Io ho pianificato comunque 20 ingressi, quindi cioè ci starà dentro in questi ingressi, presumo, sia il pump che il ritracciamento, e quindi è un qualcosa di orientato più sul lungo periodo, non è un singolo entry con ottica più speculativa. E lo stesso vale su Luna, perché comunque anche Luna è molto molto esteso e quindi pericoloso. È il solito discorso: se un mercato si estende, sale in maniera vertiginosa, non ci sono santi che tengano. Nonostante il suo valore fondamentale, un ritracciamento ce lo avrà, è così che funzionano i mercati. Su Bitcoin è stata la stessa cosa, poi ha avuto il suo meno 50%, adesso sì, si sta riprendendo, ma lo possiamo dire solo col senno di poi. Nel momento in cui ha fatto meno 50%, era tutti lì che hanno detto: caspita, ma cosa mi è venuto in mente di aprire una posizione proprio ora? Ecco, questa è la cosa che conviene evitare. Quindi questo è per darvi una panoramica complessiva sul mercato, poi i grafici li andiamo a vedere in maniera un po' più dettagliata. Adesso volevo invece guardare con voi le notizie principali. Allora, la prima riguarda proprio Luna e riguarda l'aggiornamento Columbus 5, che è l'upgrade di protocollo che ci sarà, ci doveva essere tra poco più di una settimana, mi pare, e viene posticipato di altre 3 settimane, quindi sarà il 30 di settembre alle 4:30 di notte, UTC più 1 per noi, e il motivo di questo posticipo è duplice: innanzitutto aver tempo di far più test, perché comunque è un aggiornamento massiccio. Vi ricordo che le principali implicazioni saranno, in primis, un maggior burn di Luna, che già adesso ne stanno bruciando a raffica, perché bruciano Luna col crescere della domanda per UST. In seconda battuta ci sarà la compatibilità con diversi tool, diciamo, di integrazione cross-chain, ma in particolare con l'IBC, che è un tool, un ponte, chiamiamolo un
protocollo di comunicazione cross-chain di Atom, del mondo Atom, Cosmos, la blockchain Cosmos, e quello aprirà la liquidità esistente nel mondo Terra anche al mondo Cosmos, ed è veramente notevole, senza dover utilizzare ponti terzi. Questa è la cosa forte. Poi ci sono tutta una serie di altri miglioramenti tecnici che adesso non vi sto neanche a dire, non ho neanche la capacità di capire, perché a livello tecnico comunque non, proprio di programmazione non me ne intendo abbastanza, ma è un aggiornamento molto massiccio, quindi più tempo per testarlo e più tempo per le dApp del mondo Terra, vedi Anchor, Mirror, tutto quel mondo lì, insomma, per adattarsi e prepararsi, ecco, all'upgrade, perché chiaramente anche loro devono essere pronte, non è che possono rimanere indietro al Columbus 4, è un aggiornamento massiccio che vale per tutti quanti. Poi, per quanto riguarda, se mi chiedete se è un problema o no, la risposta è no, nel senso, non posticipare di un mesetto un aggiornamento del genere è una cosa secondo me sacrosanta. Per quanto riguarda sempre il mondo delle chain alternative, che rimaniamo su questo topic per iniziare, visto che l'abbiamo accennato all'inizio, Ethereum, qua in realtà si parla di Layer 2, non di Layer 1, che anche loro stanno crescendo in maniera molto molto rapida. Ethereum lancia, cioè viene lanciato, o meglio Arbitrum, che è un Layer 2 di Ethereum, che si è assicurato anche 120 milioni di funding round, di round investimento, insomma. Come funziona Arbitrum e a cosa serve? Semplicemente è un layer 2 basato su quelli che si chiamano optimistic rollups. In sostanza prende, anziché fare tutte le operazioni pesanti, computazionalmente pesanti, come le interazioni con i vari smart contract della DeFi direttamente on-chain su Ethereum, li sposta, li sgrava sulla sua sidechain, che è appunto Arbitrum, che ogni tanto va a mettere dei checkpoint, diciamo, comunica con il layer 1 solo a scopo di sicurezza e di come si può dire, solidità dei dati, ecco. Quindi anziché fare tutto su layer 1 si sposta tutto su layer 2 e l'indispensabile lato sicurezza lo si fa su layer 1. Questo implica una maggior scalabilità e l'obiettivo è proprio quello, rendere scalabile Ethereum nell'attesa di Ethereum 2.0, che siamo tutti qua ad aspettarlo. Ethereum, tra l'altro, si è svegliato in questi giorni, non so se avete notato e se vi ricordate soprattutto l'ipotesi che avevamo fatto un po' di tempo fa di questa mega entry area tutta quanta. Noi avevamo detto che questa poteva essere considerata tutta un entry area oppure soltanto questa zona verde, dipendeva un po' sempre dal setup, e poi lo stop io l'avevo ipotizzato qua sotto molto largo, proprio per dire: accumulo, metto uno stop largo, quindi non voglio farmelo mangiare. Se andiamo a fare nuovi minimi qui sotto è molto male, perché qua andiamo a fare un top gigante, veramente gigante. Invece siamo ripartiti a rialzo, il che è bene, perché caspita, cioè, se immaginatevi se dopo un'accumulazione del genere ci mettiamo a fare nuovi massimi locali, cioè Ethereum inizia veramente a decollare e non lo ferma più nessuno. Quindi abbiamo avuto la nostra occasione d'ingresso, adesso non è il caso di iniziare a seguirlo mentre sale, bisogna fare attenzione e vedere come si struttura dopo questa leg up, quindi ci aggiorneremo anche su questo. Comunque non volevo, vabbè, ho mischiato a sto punto grafici e fondamentali, fa niente, non volevo farlo, ma fa lo stesso, vabbè. Comunque andiamo avanti e parliamo di Phantom, che è un'altra soluzione layer 1, in questo caso è una chain alternativa e ha avuto molta FOMO anche lei, perché è stato annunciato da poco un programma di incentivi da 370 milioni di FTM, il che equivale al prezzo di oggi, andiamo a vedere FTM USDT, non azioni magari, eccolo, allora è 90 centesimi, quindi sarà 340 milioni di dollari, insomma non sono proprio bricioline, ecco, è uno stimolo monetario degno della Fed, possiamo dire. E aspettate che qua torno su Bitcoin, che porta fortuna di solito, si sa mai che ci fa pure il pump in diretta, e quindi questo ha iniziato a far puntare gli occhi anche su Phantom. Molte di queste chain alternative se ne è parlato tantissimo a partire da Avalanche, che ha lanciato il suo programma di incentivi poco fa, se vi ricordate, che adesso vale molto di più perché AVAX è salito tantissimo, quindi siamo sempre lì come dimensionamento degli incentivi, e tutti questi incentivi hanno portato molta FOMO sui layer alternativi.
cioè assolutamente da puntare anche lato farming proprio, non solo a quelli che già conosciamo, quindi Solana, Terra, Polygon, BSC, che ormai quelli non se li fila più nessuno quasi, ma secondo me qui arriveranno veramente opportunità giganti. Su Arbitrum, a proposito, non ci sono ancora incentivi che io sappia, ma c'è, è arrivato Sushi Swap, devo darci un'occhiata, vabbè, lo farò nel tempo, abbiate pazienza. Poi cos'altro abbiamo? Allora, riguardo le varie chain, andiamo a vedere un attimino come si sta muovendo il TVL della DeFi. Abbiamo Solana che, vabbè, continua a crescere anche per merito della crescita di Sol e per merito anche del lancio dell'aggregatore Sunny. Non so se avete notato, se voi state ancora farmando, io in questo periodo, in queste 2 settimane di ferie, sì, un po' rimango sul pezzo, ma i wallet li ho lasciati a casa, quindi non sto farmando e mi sto mangiando le mani perché veramente questo Sunny sta tirando fuori delle perle incredibili. No, semplicemente è un aggregatore che è composto on top di Saber, quindi noi conoscevamo Saber, ne abbiamo parlato infinite volte, e se si va a dare liquidità su Saber, quindi da pools, deposit, si mette la liquidità, il token LP, anziché metterlo in stake qua su Saber direttamente, se lo mettiamo su Sunny, se sono questi 4 pool, vedete che c'è un APY galattico e c'è l'autocompounding poi direttamente nei token LP, cioè su Saber si farmano i token SBR che vanno venduti, cambiati in liquidità, tutto quel passaggio lì. Sunny ce lo fa da solo, si trattiene una piccola fee, ma poi ci inonda di token Sunny. Un'altra domanda che mi avete fatto è: dove li vendo sti Sunny? Al momento si vendono soltanto su un DEX che si chiama Aldrin. Se voi cliccate qua sul prezzo di Sunny o qui sotto su Aldrin DEX, vedete reindirizzati lì. È un DEX su Solana. Qualcuno mi ha chiesto: è sicura come piattaforma? Allora, fate questa considerazione quando farmate su Solana. Le piattaforme DeFi su Solana, al momento, vabbè, queste non so neanche se hanno audit, ma non so neanche se esistono degli audit, ma considerate che sono closed source, quindi il codice sorgente non è a disposizione di tutti, come accade con tante altre, e quindi è anche più difficile trovare un exploit, cioè non hai in mano il codice sorgente, vedi i bug, e quindi ecco, è più complicato. Poi il linguaggio di programmazione di Solana, che è Rust, non è Solidity, che è meno sicuro. Quindi diciamo che come livello di sicurezza è più alto quello di Solana, motivo per cui a quanto io so non ci sono ancora stati exploit degni di nota, a meno di uno scam, che è una piattaforma che è nata proprio per scammare e basta, è un po' morta lì. Per il resto questa è un po' la risposta che vi do, cioè ovviamente sono sempre piattaforme nuove, però come standard di sicurezza secondo me Solana è più alto di Ethereum, Polygon, BSC e tutto ciò che è EVM compatibile. Poi vi avviso che la live di oggi sarà un po' più breve del solito, anche perché poi tra un po' devo anche scappare, ma adesso ultimissime cose, poi passo la parola a voi. Le ultime notizie degne di nota sono che il trend degli NFT sta crescendo in una maniera atroce, veramente atroce. Se ci fate caso, in confronto, cioè i mesi di febbraio e marzo, che erano un po' i mesi di picco, no? Della bolla NFT, quest'inverno, fine inverno, non sono niente. Adesso ci sono l'ultimo mese, cioè il mese di agosto, se non erro, OpenSea ha scambiato 3 miliardi di dollari di NFT, ma si vedono delle cose. Poi gli NFT su Solana, ci sono le scimmie mutanti, ho visto cose che io, ragazzi, davvero non riesco proprio a capire ancora che valore possano avere. Capisco bene il gaming e un po' ci ho investito negli NFT, mondo gaming, land, asset simili, ma quelle cose tipo le scimmie, le rocce, i fidenza, lì come si chiamano, non riesco veramente a dargli un valore, ecco, quindi sono un po' boomer in questo, ma così è. Poi
Poi, tornando invece alle altre chain, dunque Polygon, ve l'ho detto, è abbastanza statico come andamento, vedete non ci sono particolari movimenti, Phantom sta crescendo in maniera abbastanza importante e adesso poi immagino arriveranno molte più piattaforme con questi nuovi incentivi, Terra è cresciuto anche lui in maniera pazzesca e anche qua arriveranno nuove piattaforme, di nuove sono arrivate Spectrum, questo Lo Terra che lo devo ancora andare ad approfondire, ecco, e a proposito di Lido, che è quella piattaforma di liquid staking che permette di utilizzare Ethereum messo in staking su Ethereum 2.0 come collaterale su Anchor, arriverà presto anche Solana, arriverà come si chiama ST Sol, quindi metti Solana su Liquid buonanotte su Lido, ti dà ST Sol e poi li potrai bondare su Anchor per avere Bisol collateralizzato, prendi in prestito ST e via che si va, e questa è una crescita pazzesca. E il bello è che è sinergica, cioè cresce Solana, cresce Terra, perché fa bene ad entrambe. Non è una chain competitiva Terra, e questo secondo me è uno delle sue, non so, caratteristiche killer application più grandi, veramente, veramente impressionante. Comunque, io ho finito, non ho finito, ecco, FTX, visto che ci ne abbiamo parlato spesso ultimamente, ha acquisito da poco l'exchange LedgerX, si chiama, che non conoscevo, che è un exchange di derivati sulle cripto regolamentato dalla CFTC americana, e quindi sarà il primo, presumo, a erogare in America derivati sulle cripto in maniera regolamentata. Pazzesco, si sta muovendo veramente bene quelli di FTX. Non c'è bisogno che ve lo dica perché sono l'oscillatore numero uno ultimamente, quindi me ne sto buono, almeno per oggi. Tocca a voi ragazzi, che cosa mi dite di bello? Che cosa mi son perso? Che cos'è successo? E qualsiasi cosa che vi viene in mente. Allora, qua vediamo se sono ancora online innanzitutto. Allora, perché FTT sta pompando così tanto? Giuro che me lo sto chiedendo anch'io. Non ne ho veramente idea, cioè sto godendo tanto anche, ma non ho idea del motivo per cui FTT stia pompando in questa maniera. Tra l'altro ha pulitissimo, guardate che setup pulito di break retest che ha fatto, ma la candela di oggi non me la so giustificare. Cioè, ho pensato Star Atlas, perché domani c'è il listing di Star Atlas su FTX, ma cioè non c'entra FTT alla fine. Non lo so ragazzi, giuro, non me lo so spiegare minimamente. Oggi ci stava la sigla di Vitalik che balla, però purtroppo non ce l'abbiamo. Poi, potrebbe essere un buon momento per entrare in Atom. Guarda, non voglio dire sì perché poi va a finire che lo fate tutti e se magari scende mi dite ci avevi detto che... Però... un cippino, cioè secondo me è ancora poco considerato, ecco, da un punto di vista macroscopico, e da un punto di vista grafico non è malmesso, perché se ci fate caso comunque sta cozzando su questa resistenza 5340 da un po' di tempo, tac. Quindi se dovesse fare un dip da queste parti, cosa che aveva già fatto, vedete, in questo periodo, perché se guardiamo il grafico settimanale un po' più pulito, adesso vi scusate, qua c'ho il touchpad, è veramente difficile andare a navigare con agilità. Se vedete qua con questi livelli settimanali, tac tac, avevamo definito due punti e un'area tres compresa, che andavano a costituire di fatto un entry non male, ed è stato tac pennellato pulitissimo. Però adesso c'è da vedere se fuoriesce da qua, perché se fuoriesce da qua può partire a rialzo, altrimenti no. Ma lato fondamentali, combinando il fatto che ne parlano ancora in pochi, perché adesso tutti vanno in FOMO pazzesca su Phantom, su tutte quelle chain con gli incentivi già attivi, Cosmos, col fatto che adesso arriverà la chain Kronos di Crypto.org, che anche quella fa un po' parte trasversalmente del mondo Atom, perché la Crypto.org è mondo Atom, la Kronos sarà EVM compatibile ma comunque ci avrà a che fare, UST che si integra con l'IBC, con Columbus 5, cioè ci sono un po' di situazioni che secondo me non sono affatto male, però io ve la butto lì, ovviamente fate voi la vostra ricerca, i vostri ragionamenti e decidete che fare.
Allora, poi, cosa ne pensi di Cyclos su Solana? Vale la pena provare a entrare nella whitelist? Ragazzi, non lo so, non conosco. Purtroppo non conosco. Non conosco assolutamente. Ma come mai SBR non dumpa visto che non c'è nessun meccanismo di buyback o burn? Guarda, non lo so, io lo dumpo in maniera continua. Non ho mai holdato un SBR per più di una settimana, giuro, assolutamente. Hai il secondo gruppo di audit su Kusama? No, non lo sto seguendo, le nuove parachain. Ho visto che Dot e Kusama spingono per quello. Però non sono sul pezzo su quello, mi dispiace, me le devo studicchiare un po'. Ho visto che Kusama ha pompato, ho visto che anche Dota ha avuto un attimino di riflettori puntati su di esso, però devo studiarle, devo guardare i progetti, non so ancora bene. Alle 21:20 c'è l'aggiornamento di Cardano, ma non è il 12 settembre, quello degli smart contract dovrebbe essere il 12 settembre. Esce sulla main test, non lo so, magari va in testnet. Consigli di acquistare i token Atlas e Polis. Ecco, allora io vi dico cosa farò, ovvero non li acquisterò, perché come sempre al listing mi aspetto un comportamento totalmente folle, veramente fuori di testa completamente, e quindi non ho voglia di giocare alla roulette, per capirci. Io non li acquisterò, aspetterò come faccio sempre. Sì, magari mi perderò un'occasione di fare non so quanti per. Però sapete, non è nel mio stile comprare al listing una coin. Se si riesce a entrare nella IEO, ben venga ovviamente perché c'è il 10 per garantito su una roba del genere. Ma al listing è veramente cioè come comprare un biglietto della lotteria. Hanno pompato quasi tutte, manca qualcuno di importante. Ma potrebbe mancare Atom e poi di altre Layer 1. Qualcuno mi nominava i Gold, ma anche lui, sì, poi cioè, non c'è molto. Cosa c'è su Gold? Cioè, per parlare chiaramente, non lo so, non mi sembra ancora attivo quanto la concorrenza. Poi probabilmente è valido, non dico che non lo sia, però è un po' indietro forse lato attività. Phantom ha pompato in maniera atroce, Avalanche non perde occasione anche lui di pompare, adesso sta ritracciando, ecco, su questi 7.900 è un livello interessante perché sul settimanale è un supporto e quindi potrebbe essere anche un piccolo entry speculativo, così, tac, buttato lì. Ripeto, Atom potrebbe essere interessante e gli altri, purtroppo mi sa che hanno già dato tutti, chi più chi meno hanno già praticamente dato tutti, vabbè, a parte Neo, questi qua che ormai credo che facciano parte dell'obsolescenza. E poi andiamo avanti, ma VET non lo pompi mai? In realtà io non lo detengo, VET, ci avevo fatto il video e mi piace molto, VET, cioè è una chain totalmente utile, con valore, assolutamente. E quindi, cioè, però non c'è la cioè non è fatta per essere una piattaforma DeFi, DApp, cioè è più enterprise oriented. Non so se avete visto il video sul come funziona. Harmony come la vedi? Ecco, Harmony, bravo, bravo, bravo. One BTC, vediamo. Harmony è un altro layer one, vediamo se non ha pompato. Non se lo fila nessuno, cioè oddio, ha pompato in passato, febbraio, marzo, durante la bull run, però adesso è abbastanza tranquillo. Dite che vale la pena, ce l'ho, no, aspettate che lo aggiungo qui, facciamo così, One BTC. È che anche qua, secondo me, non c'è moltissimo a disposizione, cioè tiriamo via Neo, queste robe, anche Ontology, che non le guarderò mai più, ok, e mettiamo One. Poi, cos'altro abbiamo? Possibile secondo te che Cardano dumpi il 12 per poi riprendersi? Pare che non ci sarà molto il 12 se non roba della IOHK. Non te lo so dire, guarda, un rischio, visto che la community di Cardano è molto spinta, molto attiva e genera molta FOMO, non lo escludo, ma non lo so sinceramente, non te lo so dire assolutamente. Cioè, sicuramente è una cosa che dà valore intrinseco e valore fondamentale finalmente a Cardano. Finalmente potrò smettere di dire se ci saranno poi abbastanza capitali su di essa, nei suoi smart contract, e sarà utilizzata, che è sopravvalutata. Quello è un bello step avanti, però con un discorso di
cioè, speculativo di dire il 12 Dampo pompa, non lo so, nel senso, non te lo so proprio dire. Sarebbe una roba da sfera di cristallo che qui manco ce l'ho, purtroppo, cioè, una rovina. E dunque, cosa ci fai nudo? No, no, è la mia fantastica canotta brandizzata che sto portando in giro per tutte le spiagge della Sardegna e sto spargendo il verbo. E ti rende sereno il grafico della dominance Bitcoin? Allora, andiamolo a vedere, diamoci un'occhiatina. Tac. Il grafico della dominance Bitcoin ha fatto un bel breakdown e adesso le altcoin stanno spingendo veramente tanto e sono curioso di vedere cosa facciamo sul 40%, perché adesso siamo comunque ovviamente in trend sulle altcoin. Se buchiamo a ribasso anche il 40%, ragazzi, è veramente una alt season con la A maiuscola, perché per il momento il mercato è guidato dalle altcoin, in primis ovviamente Ethereum che mi sta facendo contento anche lui, bravo Ethereum. Un bravo Ethereum. Poi vediamo. Conosci Mina Protocol? Ecco, è un altro layer one che non conosco abbastanza, ma che voglio approfondire. Lo approfondirò sicuramente. Cosa ne pensi di Cake? Grazie. Ma Cake è ottimo, cioè io lo trovo ottimo da un punto di vista fondamentale. Lo diciamo da tanto perché comunque ha una politica di buy and burn valida, di mantenimento del suo valore. Proprio recentemente ha ridotto del 40% le emissioni di Cake nuovi nel farming, quindi si sanno muovere, hanno superato la massa critica molto bene, molto bene. Poi, per la dominance non avrebbe più senso utilizzare la ETH dominance, ma guarda, la ETH dominance è praticamente il grafico ETH Bitcoin, è pressoché uguale, veramente sovrapponibile, guarda, ti faccio anche vedere, Ethereum dominance, tac, vedi, è praticamente identico, quindi io guardo Ethereum Bitcoin come grafico e per il mercato alt invece guardo principalmente la Bitcoin Dominance, perché comunque mette insieme tutto il resto e è come se fosse un indice, ecco, vedila così. Dunque, giustamente Luca dice che di concreto Cardano ha ben poco, ma perché allora Solana è esploso così tanto rispetto all'anno scorso? Ma guarda, Solana è una chain comunque molto innovativa, secondo me, perché è vero, non è l'apoteosi della decentralizzazione, ma ha un migliaio di validatori, transazioni velocissime, il proof of history è geniale, secondo me, e soprattutto c'è uno sviluppo enorme, cioè ci sono veramente, c'è stata una crescita pazzesca nella sua DeFi. Adesso gli NFT hanno fatto un round di hackathon adesso su Solana. È vero, il pump è stato magari prematuro e il motivo per cui ho iniziato da poco a investire su Solana, nonostante mi piacesse, è proprio quello che dici tu, cioè prima non c'era molto poco, quasi niente. E io ho iniziato a investirci in luglio, mi sono perso tutta una parte di pump, nonostante avevo visto il suo potenziale, perché uno dei metri che utilizzo per giudicare il valore effettivo di una chain è quanto ci gira sopra, cioè quanto viene utilizzata. E quindi ho aspettato e ho pagato con il perdermi una parte del pump, ma l'obiettivo mio non era fare per mille, il mio obiettivo è detenere il mio capitale in un asset che si apprezzerà nel tempo. Non per mille, ma una crescita nel tempo, ecco, e quindi ho aspettato ora perché ora secondo me ha dimostrato il suo valore, ecco. E mi auguro che anche Cardano lo farà in futuro, io sarò il primo ad ammetterlo, e non è che non voglio odiare Cardano, c'è questo luogo comune che io sono l'hater di Cardano. Cioè io uso un tono molto sarcastico perché mi diverte, perché la community di Cardano ci sono molti fanatici, non tutti fortunatamente, quindi mi diverto un po' a fare flame per fare il coglione, fondamentalmente. Mentalmente, ma io lo reputo soltanto sopravvalutato adesso per quello che è. Se in futuro non lo sarà più, io sarò il primo a dire: bene, ora non è più sopravvalutato, magari ci investo pure io. Cioè, non è che è una partita di calcio dove devi tifare una squadra, è diverso, è diverso. Poi, allora, Sunrise Finance su Solana, grande, molto bello, Sunrise. Non ne abbiamo mai parlato, tra l'altro, non so perché. C'è anche il farming in leva su Sunrise, giusto per impazzire. Allora, eccoci. Bene, benissimo. Ah no, non è Sunrise. Dov'è che è? No, non intendevo Sunrise. Com'è che si chiama? Sol Farm. Io dicevo. No, Sunrise non la conosco. Sol Farm
È una Sol Farm Europe, non c'entra niente. È un'altra piattaforma che invece è molto valida, guardate, non so se la conoscevate, e permette di, vabbè, è un compounder, quindi utilizza Saber, ma anche Raydium e altre piattaforme Solana per farmare per te, in sostanza, e in più c'è anche il leverage farming, giusto per i più degeneri, farmer degeneri, con delle opportunità anche interessanti, se ci fate caso. Perché ci sono i PY veramente alti. Tra l'altro, ad esempio qua, Ray USDT, tu puoi shortare Ray di contro e avere una posizione anche poco esposta. Cioè, ragionandoci si può giocarci anche bene, però ovviamente non è per tutti, perché il farming in leva implica la conoscenza di certi meccanismi per evitare di farsi liquidare, detto in parole povere. Poi vediamo qualche ultima domandozza. Ho la gola secca, aspettate. La metti su YouTube? Ovviamente sì, così spezzo un po' il silenzio, ma magari da qui al mio ritorno ne facciamo anche un'altra, facciamo giusto due nei tempi morti, tanto tra pre-cena, tanto a cena qua si va, vado tardista, stasera ho prenotato alle 10, quindi vi dico solo quello. Allora, cosa ne pensi di Sand? Non mi fa impazzire, come investimento in The Sandbox, in cui io credo, ho preferito acquistare delle land, io avevo acquistato le land. Sunny invece, io mi sono messo lì sopra dal primo giorno, Sunny è una piattaforma ottima, a mio parere, ma il token Sunny mi sa di dumpabile, quindi io non lo holderei. Di solito io ragiono così, ecco, i token dumpabili che si farmano a manetta non mi ispira granché. Cosa ne pensi che adesso su FTX il capitale lo puoi mettere in rendita passiva dell'8% fino a 10K sull'applicazione di FTX? Sull'applicazione sì, e anche cioè su FTX, quindi l'exchange, tu puoi mettere in lending, non so se lo sapevate, vediamo se riesce a caricarmelo. Allora, nel vostro wallet, qui è il wallet della IEO, allora switchiamo all'altro subaccount, tac. Nel vostro wallet voi potete fare lend e ci sono spesso dei tassi più alti per le stablecoin. Per Bitcoin e il resto conviene l'app di FTX, soprattutto se non si ha una somma elevatissima. Però se siete utilizzatori già di FTX, l'exchange normale, e andate sul vostro wallet, voi potete mettere in lending i vostri fondi in maniera flessibile, perché zero vincoli, al massimo un'ora di tempo per svincolarli, ma veramente zero vincoli, fate lend, dite quanto, save, tac, e ve li mette a rendita. Veramente galattico. Adesso è il 10%, ma in bull market era arrivato anche al 20 al 30, quindi per le stable io consiglio di dare un'occhiata a FTX l'exchange, mentre per Bitcoin, Ethereum eccetera è difficile che ci arrivi all'8%, perché comunque qua dipende da domanda e offerta sul margin trading, e a meno che magari tutti non vogliono shortare Ethereum, allora arriva, c'è un tasso di interesse alto sul lending, ma al momento tipo all'1%. E Bitcoin al 3, quindi conviene sì FTX. Ma sull'applicazione ho pianificato, visto che lo state chiedendo in mille, un video dettagliato, quindi arriverà ovviamente al ritorno dalle ferie. Quindi pazientate ancora un pochino, però arriverà, sappiate che arriverà. Allora, bene ragazzi, direi che possiamo andare a dare un'occhiata a un paio di grafici. Ma quando listano Luna su FTX, che voglio usare il bot per il pack, ragazzi, non c'è ancora Luna su FTX, non so perché. Non saprei. Spero presto, perché così, cioè, più si usa lo stesso exchange per tutto, meglio è tendenzialmente. Allora, per i grafici, noi su Bitcoin ci siamo già più o meno allineati. Ne abbiamo parlato all'inizio. Abbiamo visto che siamo in questa fase laterale per il momento, che appare un'accumulazione, perché siamo comunque in struttura rialzista sul breve. Lateralità al culmine di una struttura rialzista con sopra una resistenza molto forte, 50.000. Se buchiamo i 50.000, torniamo in zona di top, quindi alla grandissima. Se ci rifiuta qua, invece facciamo un lower high, quindi non benissimo. Abbiamo ancora davanti questo bivio di cui dobbiamo decidere le sorti. Comunque, per il momento ve l'ho detto, cioè volendo un setup speculativo, mi confondo sempre, sul range low, quindi o sul rimbalzo sul range low, o addirittura lo sweep di queste aree di liquidità.
con lo stop che può essere o più aggressivo, quindi su una chiusura qua sotto già, se chiude la candela qua siamo usciti dal range, magari se ne chiude due o tre giusto per evitare falsi breakdown, io seguo la posizione in perdita, o altrimenti c'è anche un approccio un po' più, come dire, di ampio respiro, ovvero di diluire l'entry magari fin qua giù, e poi dire io sotto i 39.000 metto lo stop, perché se ritorniamo qua sotto, vabbè, se anche ritracciamo e poi ripartiamo non è male. Se invece torniamo giù e poi andiamo a finire qua giù, allora capite bene che siamo ritornati in zona minimi e non è che viene più tanta voglia di aprire posizioni long. Quindi questo è un po' il quadro che mi aspetto. Per il resto è tutto come detto le altre volte, ovvero il bivio, se superiamo i 50.000 andiamo a rompere le scatole alla zona di top ed è molto bullish, se andiamo a perdere innanzitutto i 44.000, un primo segno di possibile top, e se andiamo a perdere i 39.000 è la conferma, e quindi abbiamo il lower high, dobbiamo vedere dove facciamo il low e in base a quello riassesteremo un po' la struttura. Allo stesso modo, se andiamo a fare un high in zona massimi, poi dobbiamo andare a vedere il low, e lì sarà secondo me l'occasione veramente di prendere posizione. Se c'è un bel higher low fatto bene che va a dare ulteriori conferme rialziste, lì è veramente la posizione della vita. Poi Ethereum l'abbiamo visto anche lui, c'era occasione di entrare in questa zona perché ha fatto il suo breakout e poi è ritracciato, ha dato addirittura tempo, mai successo una roba del genere, di solito quando ci sono degli entry così puliti lo fa tac tac, non dà tutto questo tempo per entrare, ma adesso è stato così, sta giocando col top 008 e dintorni, se lo rompe si galoppa, se non lo rompe magari c'è un'altra opportunità di entrare, se fa un'altra piccola struttura del genere magari da queste parti in zona 0072 e dintorni. Poi per il resto abbiamo già visto tutti i principali player, gli iperestesi da accantonare lì per il vostro bene, e la Bitcoin dominance che è decrescente, quindi alt season veramente al galoppo, e basta ragazzi, veramente questo è un po' quanto per il momento. Abbiamo visto un po' di nuove piattaforme interessanti dove eventualmente farmare, ovvero Sunny, poi adesso un po' alla volta, quando torno ci ritorniamo a regime tutti quanti e ritorniamo sul pezzo, e ritornerò a farmare anch'io. Ma la dominance di Bitcoin potrà mai tornare ai livelli dei due cicli precedenti, 50-60-70%? Può. Nessuno ci dice cosa farà, ragazzi, mettetevi questo in testa, non cerchiamo di prevedere il futuro, ma stiamo a vedere quello che sta accadendo. Al momento c'è un trend ben specifico, lo seguiamo e operiamo di conseguenza, ma senza pensare ma in futuro potrebbe, non potrebbe, così per ora. Un bel video su FTX Exchange, l'avevo fatto tempo addietro, molto tempo fa, l'avevo fatto e lo dovreste ancora trovare sul canale, e basta, facciamo la scillata finale, dai, concedetemelo, perché so che mi volete bene e vi mancano anche le mie scillate. Vi lascio il mio referral link se volete il 5% di sconto sulle fee per sempre di FTX, e anche ben $5, non spendeteli tutti in una volta, di sconto sulle prime fee che pagate sui primi trade, per l'appunto. Ve lo scillo in descrizione, e per gli amici di YouTube lo troverete nella descrizione del video, e voi nella chat, scherzavo, non in descrizione, vabbè, son fuso ragazzi, ho preso troppo sol anche oggi. Adesso io vi saluterei, noi ci rivediamo, ve l'ho detto, nei prossimi giorni ancora una live la facciamo, dai, da qui alla fine delle vacanze, tanto non mi pesa, mi metto qui col computer una mezz'oretta e via, e poi invece torniamo a regime veramente sul pezzo dopo, dal 10 in poi, che è la data del mio rientro. Nel frattempo seguitemi anche su Telegram e su Instagram, che magari faccio due storie ogni tanto dove condivido il più e il meno, cosa succede, cosa non succede, sparo due cavolate, ecco. Detto questo, io vi faccio un carissimo saluto, passate una buona serata e siate gasati anche per me, che in questo periodo sono un po' meno sul pezzo. Alla prossima!